Ehi guys, benvenuti in questo nuovo video. Salve. Sì, sono vivo. È Johnny Nicro che vi parla, non è il suo fantasma. Siamo su Skyrim. Perché siamo su Skyrim? Così, assolutamente a caso. Avevo voglia di giocare a Skyrim e soprattutto avevo voglia di parlare con voi, quindi ho detto, uniamo l'utile al dilettevole. E facciamolo. Salve, topo morto. Sei molto invitante, sai, ma a dire il vero no. Ok, sono in questa grotta, in questo dungeon, che è tipo uno dei primi del gioco. E devo esplorarlo. Dobbiamo esplorarlo, allora andiamo a esplorarlo insieme. Mettiamoci in modalità furtiva, perché lì giù ho già intravisto un paio di simpaticoni. Furtività in aumento a 23 e devo anche salire di livello. Nuovo livello. Dunque, aumentiamo la salute o il vigore? Direi il vigore. Oh yeah. E abbiamo un punto bonus da utilizzare da qualche parte. Dunque, io sono un elfo dei boschi, quindi vorrei specializzarmi nell'uso dell'arco, nell'uso delle armi ad una mano, nella furtività, nello scassinare. Insomma, roba da ladro. Aumentiamo l'arceria. Yay! Gli archi infliggono il 40% di danno in più. E allora direi di sfruttarla subito, equipaggiando il nostro arco, che non esce fuori perché. Wow! Era qui. Ok. Piano piano, con calma. Miriamo bene e. BAM! Goodbye! Attacco furtivo 2 per di danno. Ora tocca a te. Avvicinati. Ma non troppo. Avanti. Esci. Dove sei? Eccola là. Goodbye. Ole! Erano solo in due, giusto? Sì, erano solo in due. Salve, cos'hai di bello? Tu hai dell'oro, hai un grimaldello e niente di utile. Salve, oro, frecce di ferro, arco lungo, pugnale, non mi interessa. Baule, basilare. Ok, così. Oh yeah! Piccoli scassinatori. 68 di oro. Ottimo, 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 davvero ottimo. Qui non abbiamo niente di interessante. Qui abbiamo un cadavere. Salve, signor cadavere. Con 9 monete d'oro. Molto bene. Penso sia arrivato il momento di spiegarvi il motivo della mia lunga, lunga, lunga assenza. Che poi non c'è molto da spiegare. Si può riassumere tutto in non ho avuto tempo. E credetemi se vi dico che non ho avuto tempo di fare nulla. È stato un periodo denso di. E non è finito tuttora questo periodo denso di cose per me, denso di roba da fare. Denso di poco tempo da avere. E automaticamente non avendo tempo, avendo mille cose per la testa, mille altre cose per la testa che non riguardano YouTube, è da un certo punto di vista normale che io abbia anche un po' perso la voglia di fare video, perché se non riesco a fare video come vorrei farli, col giusto tempo per farli, secondo me non ha senso farli. Quindi questo video qui, nel quale io gioco a caso a Skyrim e parlo a caso, perché come potete vedere mi manca un po'. Boh, penso di essere un po' arrugginito nel parlare, visto che non registro da 2 mesi. Devo un po' riacquistare la mia scioltezza, quella che avevo prima. E che voglio dirvi? Che voglio dirvi? Che devo dirvi? Devo chiedervi scusa. Devo chiedervi scusa per questa immensa vacanza che mi sono preso. Ma sul serio ne avevo bisogno e ora cercherò di tornare, spero di tornare presto con la conclusione della Nuzlocke Challenge, perché sì, io quella Nuzlocke Challenge, la Nuzlocke Challenge a Pokémon Rosso Fuoco, ho assolutamente intenzione di concluderla, ho intenzione di affrontare l'user e lo farò. Non vi do una data precisa, salve. Proviamo a colpire anche lui furtivamente con l'arco. Bam! Wow, lui è forte. Ok, lui è uno forte, venga qui. Salve, aiuto. Wow, si calmi. Si calmi. Con quell'ascia. Con quell'accetta, vuoi accettarmi? Ok. Dunque, 27 d'oro. Wow, lui era quello ricco del branco. Frecce di ferro. Pugnale di ferro, no, via. Ok, qui abbiamo qualcos'altro. Abbiamo una leva? Abbiamo una leva da tirare. E ci sono dei simboli. Abbiamo serpente, serpente.
Cos'è? Un delfino? Una balena? Ok, proviamo a girare questi cosi. Esatto, così. No. Così. E per finire la balena. Ok, ora tirando la leva non dovrebbe scattare nessuna trappola mortale, giusto? Perfetto. Qui non c'è nulla di interessante. Qui abbiamo una pozione di cura minore. Un leggi ladro. Borseggiare in aumento a 21. Goodbye, bitches. Qui abbiamo un baule con gemma dell'anima minuta e 21 pezzi d'oro. Molto interessante. Nessun oggetto. Nessun oggetto. C'è scritto io la apro. Sono molto furbo. Salve mio. E dunque, se tiro questa, mi chiudo dentro molto intelligentemente. Ora io vorrei capire perché ho un pugnale da quella parte. Perché ho un pugnale in mano? Perché? Non lo voglio. Ok. Perfetto, l'ho buttato, non volevo buttarlo. Ma io in realtà non voglio la mazza, perché la mazza è una cosa abbastanza lenta da utilizzare. Io vorrei una spada. Dovrei avere una spada d'acciaio. Non avevo anche una spada imperiale. Ok, equipaggiamo la spada d'acciaio, aggiungiamo dei preferiti. Togliamo dai preferiti la mazza, così. No, così l'ho buttata. Oh, ho sbagliato. Salve mazza, venga qui. E ok. Spada d'acciaio a 1, pugnale di ferro a 2, arco imperiale a 3. Molto bene, ora possiamo proseguire nella nostra esplorazione del... Wow, non capisco niente. Salve. Salve, aiuto. Aiuto, topi. Topi enormi everywhere. Goodbye. Goodbye. Cerchiamo dentro i topi. Niente di interessante. Ok. Qui abbiamo delle pergamene. Palla di fuoco vale 100. Non ho intenzione di essere un mago, però questa roba si può vendere a un buon prezzo. Sta arrivando qualcuno. No, 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 no. Chi sei? Chi sei? Topo. Mi fai scoprire, stupido roditore. Armi una mano in aumento a 24. Ok, con calma. Equipaggiamo l'arco e andiamo. Dunque, perché proprio Skyrim? Beh, a dire il vero non ne ho idea. Mi è venuta voglia di giocarci e non ci giocavo da 2 anni circa, infatti non mi ricordo niente. Sarà un gameplay abbastanza misero. Ok, qui. A giudicare da tutta questa ragnatela c'è un simpatico arachnide che ci aspetta. Taglia. Oh yeah. Salve. Ok, lui schizza. Ok, siamo saliti di livello, quindi direi di aumentare la salute. Aumentiamo l'arceria. Anzi, no, sì, aumentiamo l'arceria. Venga qui. Tensione estrema, non posso più. Oh shit. Allora aumentiamo qualcos'altro. Aumentiamo le armi a una mano? Sì, aumentiamo le... Oh, la furtività. Ma direi di aumentare le armi a una mano. Ok, perfetto. E andiamo avanti. Quanto sei carino. Sono stato avvelenato. Questa non è per niente una bella cosa. Continuiamo a colpirlo. Proviamo a scappare, che penso sia la cosa migliore. Una fuga strategica trovando l'entrata. Anzi, l'uscita. Salve. Vuole una bella freccia dritta in uno dei suoi occhi. Non ti aiuto adesso. Dammi il tempo di... Muori. Ok, ti aiuto, ma fammi finire. Oh, salve. Poverino, era ferito. Ok, ho posto fine alle sue sofferenze. Chi sei tu? Ehi tu, vieni qui. Arvel lo svelto. Ci sarà un motivo se ti chiamano lo svelto? Ce l'hai fatta, l'hai ucciso. Oh yeah. Ora liberami prima che ne arrivino altri. Perché dovrei? Dov'è l'artiglio dorato? Giusto, perché dovevo recuperare Sì, l'artiglio. l'artiglio. So come funziona. L'artiglio, i simboli, la porta della sala dei racconti. Ok. Ha tutto Bene, se mi fai il senso. piacere di spiegarmi cosa ha Fammi senso. scendere e ti mostro come. Non puoi credere a quanto potere i Nord abbiano Ah nascosto lì. sì, quindi dovrei farti scendere e tu mi dai l'artiglio. Prima dammi l'artiglio. Beh, non ha senso questa cosa, visto che è legato, non può darmelo. D'accordo, vediamo se riesco a Per il liberarti. dolce respiro di Arcai. Sì, mi Grazie. ringrazierai dopo. Ok, vieni qua.
ripetendo, lo sento. Ok, un attimo. Perfetto. Ora dammi l'artiglio, dove sei? Folle, perché mai dovrei dividere il tesoro con qualcuno? Ah sì? Dove sei? Vieni qui, guardalo. Ecco perché ti chiamano svelto, perché corri in fretta, ma a me non sembra. Vieni qua. Vieni qua. Vieni qui, dammi l'artiglio. Hai fatto il cattivo ragazzo e ora muori. Arvel lo svelto. Spada di ferro. Diario di Arvel. Vediamo un po' cosa ha da dire. Tunica concinta, via. Ok, scopri il segreto del tumulo delle cascate tristi. Cercheremo di scoprirlo. Ma prima volevo esplorare per bene questa camera qui. Ma io direi che per questo video è tutto. Nel prossimo video, che non so quando arriverà. No, il prossimo video penso sia l'ultima parte della Neslock. Ciao! Salve, signor Dragor. Come osa comparirmi così alle spalle? Non va bene. Ok, una freccia ravvicinata. Non so se è la cosa giusta. Che neanche l'ho preso. Sto morendo. Non so giocare bene. Come potete vedere, non so più giocare a Skyrim. Una volta ero bravino, circa 2 anni fa. Ora ho perso totalmente. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Spada. Venga qui. Venga qui. Oh yeah, kill cam bitches. Bam. Perfetto. Cos'hai? Oro, granato, ascia nord, non mi interessa. Bene, direi che per questo video è tutto. Ci vediamo all'ultima parte della Neslock Challenge, che di preciso non so quando arriverà. Spero presto. Non intendo farvi aspettare più così tanto. Un saluto da Johnny Nicor e statemi bene. Neslock Challenge.